Painting as a Butterfly è il tema della mostra Al Madre, Museo d'Arte Contemporanea Donna Regina della Regione Campania a Napoli di Pierpaolo Calzolari, la prima grande retrospettiva dedicata esclusivamente alla produzione pittorica e disegnativa del maestro, uno dei più grandi artisti italiani contemporanei, esponente dagli anni 60 delle ricerche afferenti all'arte povera. Le sensazioni sono di emozione, di stupore, perché molte di queste opere non le vedevo da 40 anni, dunque mi ha fatto anche però nascere, proprio sempre ora se ne discuteva, una considerazione che diciamo una lunga serie di persone, di personaggi, che parte da critici, direttori di museo, curatori, galleristi, artisti, financo, in Italia ha avuto questa censura nei confronti della pittura, accettando solo una forma di pittura moralizzata, una pittura minimalista. E a mio avviso, bloccato in Italia per 30 anni. La mostra, organizzata in stretta collaborazione con la Fondazione Calzolari e a cura di Achille Bonito Oliva e Andrea Vigliani, comprende più di 70 opere fra dipinti, disegni e opere multimateriche realizzate dalla metà degli anni 60 ad oggi, documentando tutti i principali cicli e fasi della ricerca dell'artista. È una mostra che documenta, direi, tutto il percorso creativo di Calzolari attraverso la pittura. Un mezzo che sembrava a metà degli anni 60, come dire, vietato, perché erano arrivati movimenti che preferivano l'oggetto, la performance, il comportamento, e la pittura sembrava un linguaggio obsoleto. Lui invece ha mantenuto questo linguaggio, lo ha reso vivo attraverso anche sperimentazione di tecniche e di materiali diversi, con anche la capacità di assorbimento di matrici culturali legate ai territori dove è vissuto. Venezia, quindi il mosaico bizantino, l'idea anche del colore. Poi anche la cultura zen, quadri che non reclamano e non hanno nessuna voce ma sviluppano un silenzio. Pierpaolo Calzolari è uno dei più grandi artisti italiani del XX secolo, esponente di quelle linee di ricerca associate negli anni 60 alla cosiddetta arte povera, un'arte che rinuncia all'utilizzo delle tecniche tradizionali per dare rilievo al corpo, all'idea, alla materia, a tutto ciò che, come dire, viene prima dell'arte. Teatro delle opere di Calzolari, il Museo Madre, che è diventato un punto di riferimento per le arti contemporanee e per gli eventi di cultura e musica. Calzolari, una retrospettiva pittorica, quindi la prima retrospettiva pittorica dedicata a un grande maestro italiano. Siamo orgogliosi, ci saranno opere mai esposte prima, e questo è nella linea di un solco che il Madre da un anno a questa parte sta avendo rispetto alle mostre che abbiano parallelamente un grosso segno di ricerca. Siamo da poco diventati un ente di ricerca e formazione, il rapporto per esempio anche editoriale, che prima era in esterno, oggi è internalizzato nel Madre e con l'assunzione di tanti giovani editor, e quindi sì, siamo molto contenti, perché Calzolari non è solo una mostra evento meravigliosa, bellissima, ma anche un modo diverso di fare museo. Il 21 avremo la prima, sempre di un altro grande artista, sempre curato dal nostro Andrea Vigliani, di Liam Gillick, e contemporaneamente sulle terrazze del Madre cominciano le conversazioni letterarie del Madre, in collaborazione con le conversazioni di Monda e Azzolini, e ci sarà il Madre Salman Rushdie. Subito dopo faremo l'inaugurazione di un'altra mostra all'interno delle Universiadi, che è una mostra curata da Andrea Vigliani e Silvia Salvati, la nostra Silvia Salvati, di Edoardo Castaldo. Saranno le foto del set dell'Amica Geniale.